sono in compagnia di un elemento dello staff di questa rassegna musicale che ormai è già giunta alla 19ª edizione. Come sta andando un po' queste lunghe giornate qua? Guardi, è solo la seconda, però già c'è un via vai assurdo e quindi credo che ci sarà un bel da farsi anche nei prossimi 3 giorni. Spero che tutto proceda al meglio come finora è stato e continuiamo così ad avere questa grande affluenza per questa bella manifestazione. Devo dire che in questi giorni il paese di Mirto si sta riempiendo di autobus, di scuole che vengono un po' ovunque. Qual è l'impressione dei prossimi giorni, perché ancora la rassegna continuerà fino a sabato? Sì, l'affluenza anche di oggi pomeriggio è stata di oltre 600 ragazzi di ogni parte d'Italia, venivano da ogni parte d'Italia e credo che nei prossimi giorni ci sarà anche il grande riscontro di poter avere circa 1000 ragazzini al giorno, per un totale quindi di 3-4 mila persone. Quindi anche questo è un grande evento musicale qui a Mirto, che devo dire negli ultimi anni sta facendo ballare un po' nei diversi ritmi e nelle diverse tonalità un po' tutte le parti di Mirto. Noi oggi ci troviamo al Palazzo Cupane, una splendida struttura, il Museo della Moda, dove solitamente vengono fatti anche grandi manifestazioni di moda. Questa però è ormai un appuntamento storico. Sì, ricordi bene delle altre manifestazioni, la Sfilata e tantissime altre opere importanti, ma questa qui è un evento fisso, una tappa fissa annuale che sicuramente anno dopo anno è andata a migliorarsi. Non so se avete visto che sono state aggiunte delle tonalità musicali, dei ritmi diversi, adesso c'è anche la musica live di gruppi commerciali, di cori, che fino a pochi anni fa non c'era, e quindi un evento che va sempre man mano migliorando. Quindi è cresciuto sia come scuole che ci sono venute a trovare, sì, ma è cresciuto anche come generi musicali. E allora, noi in qualità, aspettiamo anche la premiazione sabato, grande chiusura di tutta questa rassegna. Noi di Radio Flex saremo sicuramente qui a documentare e a raccontarvi tutto quello che sta succedendo in questo grande evento. Un grazie a Walter. Lo facciamo continuare nella sua opera da staff, quindi di accoglienza ai gruppi. Ci rivedremo sicuramente in questi giorni. È sempre un grande piacere comunque avere a che fare con persone professionali e simpatiche come voi. Grazie. Grazie.